Mancanza di manodopera in agricoltura, col Diretti stima che sono 10.000 gli addetti in più di cui il settore avrebbe bisogno. Uno dei problemi è la burocrazia che rallenta l'arrivo dei lavoratori stranieri. Facciamo il punto con Micaela Barilari che è in diretta per noi da Bibbona. Sì, qui sono in località La California, comune di Bibbona. Vedete, dietro di me i campi sono vuoti. D'altro canto, alle 14 si è già smesso di lavorare per il caldo. Ma il problema della mancanza di manodopera si fa sentire. Ne parliamo con gli ospiti che ho con me oggi qui. Sono Gaetano Castellano, che è imprenditore agricolo, e Matteo Seravalle, che è vicepresidente di Coldiretti Livorno. A Castellano io chiedo, si fa sentire allora questa mancanza di personale? Sì che si fa sentire, ormai è già 2 o 3 anni che dopo il Covid c'è stata una mancanza proprio di richiesta, cioè sono venuti tanti lavoratori come venivano prima a chiedere lavoro, per cui ora siamo un attimino in sofferenza. Abbiamo bisogno di questa manodopera, anche un po' qualificata, perché quelle che non hanno mai fatto nessun lavoro di agricolo, purtroppo non sanno fare un mestiere come tutti gli altri se non hanno un minimo di nozioni. E richiede esperienza. Sono insomma oltre 56.000 i lavoratori agricoli in Toscana, l'80% sono lavoratori stagionali. Seravalle, è proprio su questi che c'è la necessità? Sì, mancano praticamente all'appello circa 10.000 lavoratori stagionali, per lo più che prevengano dall'estero. E abbiamo lavorato con il governo chiedendo l'aumento della quota di flussi. Diciamo, il nostro lavoro l'abbiamo fatto, adesso dobbiamo velocizzare il disbrigo delle pratiche presso i consolati. Perché è proprio questa burocrazia che rallenta l'arrivo dei lavoratori. Esattamente. Il tutto si blocca nel dispiego delle pratiche burocratiche. Ma non è che anche ci sono pochi lavoratori perché vengono pagati troppo poco? No, il problema non è della paga, noi applichiamo le tariffe dei contratti provinciali che sono assolutamente in linea con le contrattazioni sindacali. Orientativamente un lavoratore stagionale percepisce circa 11 euro l'ora. C'è anche il nuovo sistema per appunto le prestazioni occasionali? Sì, è un nuovo strumento che ci consente di gestire le prestazioni di lavoro occasionali, ci permette di dare lavoro ai giovani studenti, ai pensionati, ai disoccupati, ai percettori di reddito di cittadinanza e di NASPI. È uno strumento che è flessibile e dalla parte del lavoratore permette di avere di tutte le tutele di un contratto di lavoro a tempo determinato. Castellano, brevemente, qual è il rischio se si continua a verificare questa situazione per un'azienda come la sua che va avanti da tanto tempo? Il rischio è che non potendo più raccogliere quello che uno viene che semina o pianta, il rischio è di smettere, perché sennò si rischia di lasciare il raccolto che non si può cogliere, quindi è inutile sta a farlo. Manca la manodopera è essenziale nel nostro lavoro. E noi da qui chiudiamo e vi restituiamo la linea. Continuiamo.